Un ritorno al passato per molti siracusani è una sorpresa per le nuove generazioni. Rinasce infatti il primo e storico stabilimento balneare nell'isola di Ortigia. Torna a vivere grazie all'idea e alla creatività di un gruppo di giovani imprenditori siracusani che ha redatto un progetto ad impatto limitato sull'ambiente e che ha l'ambizione di rappresentare un punto di riferimento come lo era in passato per tutti coloro che vogliono godere del mare in Ortigia. Nel secolo passato lo stabilimento era stato costruito con tavole di legno grezzo dipinte a mano. Era l'unico lido di Siracusa che permetteva ai siracusani di fare il bagno nel mare a pochi passi da casa. L'apertura del solarium Ortigia Nettuno è prevista infatti per martedì. I promotori dell'iniziativa hanno scelto una parte suggestiva del centro storico per dare vita all'iniziativa. Una scaletta consente ai bagnanti di godere del mare della cosiddetta facci respirata. Il progetto ha un impatto ambientale contenuto ed è già entrato nel cuore dei siracusani, soprattutto di coloro che hanno vissuto i tempi delle Lido Nettuno.